Ciao e bentornati nello sfavillante canale Naisa Superstar. Io non so come facciano a vloggare quelli con la reflex. Adesso io ti faccio, aspetta. Giro. Ciao, questo sono io nello schermino, che è quello che guardo. Guarda, qua c'è il tempo, qui in alto c'è il tempo, quando io dico guarda il tempo. Io non so, c'è gente che vlogga con questa cosa, ma come fanno? Perché a me è venuta l'idea del secolo poco fa. Aspetta, faccio lo scherzo. Vabbè, con la reflex, eh? Che non ci riuscirò mai, giustamente. No, aspetta, forse sì. No, ma se io ti facessi vedere, ecco. Sto mettendo il turbantino che uso per. Sbilenco. Allora ragazzi, io sento freddo un attimo, mi devo rimettere la felpa. Allora, io pensavo di essere ringiovanita, ma che sotto vecchia, sento freddo. Una volta da giovane facevo asciugare i capelli così al vento, adesso mi ha la cervicale, devo asciugare subito. Aspetta che abbasso un po' con la luce, vediamo se va meglio. No, per niente. Va bene, dai. Allora, sghet. Perché gli sghet, devi sapere che tanti anni fa nacquero in questo canale, perché io il pomeriggio in quel periodo mi allenavo e quindi in questo caso ritorno alle origini perché io mi sto andando ad allenare in palestra, però. Allora. E a che ci siamo mentre mi sghetto, parliamo di sta benedetta palestra perché nonostante io mi iscritta ora non ricordo esattamente fine settembre, inizio ottobre, diciamo a metà ottobre già ero in palestra, credo fine settembre, cosa del genere. C'è gente che ancora oggi mi scrive: ma da quando è che vai in palestra? Come mai? Ma perché? Allora, il motivo è uno e uno è semplice. Lascia stare cose mie personali che non entro, non le faccio entrare io in merito nel canale per svariati motivi che tu stessa potrai ben capire. Il motivo è uno e semplice: volevo cambiare e volevo fare qualche cosa per cui intanto io non avevo la competenza, punto primo, perché una cosa è fare qualcosa che tu vedi in video. Secondo poi, di base mi mancavano gli attrezzi. Cioè io il sacco da box qua, dove me lo metto? Sostanzialmente potrebbe essere un ottimo oggetto di design e d'arredamento, ma non mi andava di metterlo perché potevo metterlo nell'ingresso, potevo metterlo in camera da letto, o anche in cucina poteva stare, dipende da che colore si prende. Quindi uno, mi mancava il sacco da box. Lo stavo comprando il sacco da giuro, lo stavo comprando, giuro, lo stavo acquistando, lo avrei voluto mettere in garage. Il punto è il seguente, scusami, intanto mi strucco. Allora, take the day off di Clinique. Allora, scusami, io lo uso nel modo in cui ti sto per fare vedere. Ma c'è il coso aperto, sono senza occhiali, sì. Vabbè, ma ti offendi se si vedono tipo le cose della doccia? No, giusto, non fa niente. Allora, io lo uso così, ho visto che ci sono un sacco di persone che lo usano in modo diverso, io lo uso in questo modo e mi soddisfa. C'è chi lo prende col dischetto struccante, a me viene male, preferisco massaggiarlo. Allora, lo stavo comprando il coso e ti stavo dicendo che l'avrei voluto mettere in garage. Io nel mio garage ho passato molto tempo. Dici tu, perché cavolo ti vai a sedere in garage così? No, a me piace ristrutturare piccoli mobili. È una mia passione da tanti anni, non è una cosa di adesso. Quindi capita che io vado al negozio dell'usato e vado a comprare delle sedie, qualcosa ho in casa, infatti. Io compro delle sedie. Piccoli mobiletti, uno scrittoio che poi ho regalato, quindi compro a niente queste cose perché ovviamente sono tutte sgangherate. Mi metto giù in garage con calma. Mi sono presa, ho comprato pure diversi accessori. Metto l'antitarme perché alcuni sono tarmati. Poi stucco, poi passo la levigatrice perché levo il colore, poi li ridipingo, insomma, li fodero all'interno. Mi piace fare questa cosa. Ora, in realtà non ho più tutto questo grandissimo tempo per dedicarmi a questo mio hobby, anche se mi auguro di riprendere un po' di tempo, di riavere in futuro un po' di tempo libero anche per me.
anche per avere anche un po' di tempo mentale per me stessa. Ora io mi dovrei mettere da quella parte, ma non vedo niente, quindi mi devo struccare guardandomi nell'anteprima della fotocamera, che non si può vedere. Scusami, la prima cosa che faccio quando io mi strucco è sciogliere il correttore, perché io abuso di correttore. Non abuso di nient'altro, ah no, di mascara anche, ma abuso proprio di correttore. Quindi la prima cosa che faccio è massaggiarlo sul correttore. E come vedi, ah, vedo tutto sciolto. Ah, scusami, parentesi, perché mi sono intravista una cosa. Su Instagram, che io mi guardo i video, quelli di trucco, ho visto che mettevano tutte le eyeliner, no, tutte, qualcuna metteva l'eyeliner in un modo. Ho sperimentato, guarda, guarda, mi piace. Ma sempre, se mi arrivassero le cose che ho comprato su AliExpress, poi ci facciamo un video su Alianza, cioè io sto rimando le cose all'infinito. Comunque. Allora, ti dicevo del garage, ho passato tantissimo tempo in garage negli anni passati perché praticamente stavo lì a sistemarmi questi mobiletti. Devo stare per forza con la... sai che non so come si chiama, perché non è saracinesca, perché è di quelli che ha tipo l'apertura qui e tu spingi e poi fai in questo modo, come si chiama? Cioè, devo stare per forza con questo coso aperto, per forza, perché sia d'estate che d'inverno... Si scoppia di caldo, ma con si scoppia di caldo là, d'estate capisci perché si scoppia di caldo, cioè d'estate, cioè, una volta c'è stato un periodo che ogni tanto veniva mio fratello a darmi una mano e si portava la maglietta di ricambio perché si suda lì giù, si suda. D'inverno, sostanzialmente, il mio box è adiacente, cioè la parete del mio box confina con la parete della caldaia condominiale e una parte di tubi di questa caldaia passano sopra il mio box, quindi dentro quel box si scovano le uova. È una cosa incredibile. Per cui io ho detto: mi metto il sacco lì. Allora, questo è l'unico motivo per cui io non l'ho mai voluto comprare per metterlo in garage, sostanzialmente. Perché, cioè, si muore letteralmente di caldo là dentro, anche d'inverno. E poi devo stare con questa cosa aperta. A me, sinceramente, proprio detto francamente, cioè per respirare, devo stare con questa cosa aperta perché abbassato, leggermente abbassato, chiuso, cioè si boccheggia. Proprio lì dentro fai così, no. Quindi mi dovrei allenare con la cosa. Non mi va. Cioè, chi passa passa, io della. Io no, non mi piace, non mi piace. Per cui mi sono iscritta in palestra, intanto per il sacco da box, punto primo. Poi perché ho bisogno di cambiare, proprio qui c'è la sentita necessità di cambiare. E quindi mi sono iscritta in palestra. E questo è niente complotti mondiali. Scusa un attimo, ma devo capire se mi sto struccando perché da miopina, sì, miope, da cecata da quale sono, mi devo guardare. Allora, sto per utilizzare questa, ma questa sta per essere eliminata e me ne devo procurare un'altra perché ho visto che con il tempo ha smesso di essere fantastico come era all'inizio. È una pezzuola che serve per struccarti. Non ho idea del brand, non ne ho la più pallida idea. Posso dirti che ha più di un anno mi sono ricordata poi ufficialmente, anche perché gliel'ho chiesto, questa la regalavano al Cosmo, prof. Io non ero con Monica, Monica se n'è fatta dare una in più per me e l'ha data a me. Oh. L'ombretto lo scioglie immediatamente, quindi non massaggio più di tanto. Però poi sul viso invece sì. Vedi? Sto prodotto invece non viene. E dire che l'ho snobbato, ma snobbato. Ecco. Inoltre, allora, ci sono cose della palestra che a me non piacciono, non mi sono piaciute dal primo giorno e continuano a non piacermi e ho i miei seri dubbi che mai mi abituerò e ho i miei seri dubbi che mai mi possano piacere. Poi qui entrano in gioco tante mie fissazioni, ci sono cose che a me ragazzi mi fanno schifo, non ci posso fare niente. Quando vedo tappe di sudore in quei tappetini faccio... E allora io evito di usare il tappetino, ogni tanto porto il mio tappetino,
uso la mia spugna, uso, ma ci sono i sacchi da Fitbox. Io certe volte vedo che ci sono proprio le manate di sudore, io dico, mamma mia, non vengono puliti mai. Ma queste sono fissazioni mie, attenzione, che probabilmente gli sbaglio. Poi l'ultima cosa che ti dico è le palestre, che non mi riesce a piacere. Però prossimamente, se vuoi, ti parlo di quello che apprezzo molto della palestra. Prima fra tutto è proprio lo spirito comunitario, lo spirito di squadra, soprattutto quando becchi un istruttore come ho beccato io. Io ho avuto la fortuna di avere un istruttore che trasmette il senso di squadra ed è una cosa meravigliosa. Aspetta un attimo, sciacquo il viso. Che bambolina, mi metto le lenti a contatto. Ti dico l'ultima cosa che non mi piace della palestra, quelle che, mentre io mi sto cambiando le scarpe, si spogliano e io ho la cosa delle donne, delle altre donne in faccia. Santo cielo, ce l'ho anch'io, cioè non sono l'unica, ma non me aspetta. Cioè, da c'è lo spogliatoio qui dietro, perché sei qui davanti alla mia faccia? Cosa vuoi? Cioè, l'altro giorno una gliel'ho detto, mi sono girato e ho detto, dai. Vedi, neanche. Gli ho detto, dai, che non ne hai vista mai una? Io ho detto, no, ce l'ho anch'io veramente, però non la sbatto in faccia così agli altri. E con questo angolo della finezza, ti auguro un buon pomeriggio, io me ne vado in palestra. Ciao.